La conferenza stampa di oggi del nostro allenatore è stata un'ottima conferenza stampa, in cui ogni cosa, come nel salotto buono della nonna di una volta, sono al loro posto. Da Leao mi aspettavo di più, i tifosi non sono stupidi, e tutta una serie di considerazioni sulla squadra molto laiche. Stefano Pioli dichiara di non essere né sobrio né asciutto e di essere un uomo di calcio con la sua sfera emotiva, con la sua voglia di entusiasmarsi, benissimo, però quando parla, ed era un po' il senso anche della nostra domanda, scolpisce le cose che vuol dire. Per cui Stefano Pioli si conferma allenatore senza fronzoli, molto chiaro e molto diretto nelle cose che dice, perché la conferenza stampa di oggi alla vigilia di Milan SPAL è stata piena di cose per chi le sa capire e per chi le sa ascoltare. Per cui la squadra di Milan-Lecce, che aveva dato certezze, che aveva meritato di essere riproposta con la Roma, non viene riproposta con la SPAL. Non viene riproposta perché molte cose sono state dette dal nostro allenatore subito dopo Roma-Milan e molte cose sono state dette oggi. Noi crediamo che questo allenatore stia preparando le partite nella migliore maniera possibile, poi però in campo deve esserci una squadra con l'atteggiamento giusto, deve esserci una squadra consapevole di quello che è e di quello che c'è bisogno da fare, di quello che c'è bisogno di fare nella partita. Perché altrimenti, se non si diventa più responsabili, altra frase di Stefano Pioli di oggi a Milanello, le cose diventano tutte più difficili e tutte più negative. Ripetiamo, il modo in cui l'allenatore del Milan sta parlando e sta preparando le partite non fa una piega. Poi a un certo punto però è in campo, con l'umiltà giusta, con lo spirito di sacrificio giusto e con il senso di responsabilità giusto, che le cose devono accadere. La conferenza stampa è solo la traccia del tema. Il tema poi lo deve scrivere la squadra.